Buongiorno cari amici, benvenuti al nostro video calendario. Oggi voglio presentarvi, oltre a questi prodotti della Sisbrill che farò in un altro video, pulizia auto e moto completamente sia esterna che interna, ma poi lo vediamo, che sono veramente veramente molto molto buoni. Oggi voglio farvi vedere questo, che sono delle strisce adesive da mettere sui cerchioni, da applicare sui cerchioni. Li trovate su Amazon, come questi li trovate su Amazon. Perché ci sono questi prodotti? Perché ovviamente ho usato un prodotto per pulire il cerchione per poter attaccare questi adesivi. Ma adesso andiamo a vedere. Ovviamente ci sono dei vari colori. Io l'ho presa rossa perché, come vedete, sta venendo rossa e nera. C'è un opposto. Poi ci sono anche vari disegni. Comunque c'è la brochure qua che fa vedere le varie combinazioni, c'è anche l'italiano e se andiamo a fare un QR code, scannerizzare il QR code, possiamo anche vedere un video di come si installa. Però vi faccio vedere io, non perché sono meglio, ma perché così vi diverto a fare il video. Quindi che cosa ci serve? Ci serve ovviamente questo. Un prodotto per pulire i cerchioni con uno straccetto e anche un phon, ok? In questo caso un phon classico per i capelli. Ok, allora vi faccio vedere, sono ovviamente fluorescenti, quindi si dovrebbero vedere anche di notte. Ce ne sono un po', faccio vedere un po' più da vicino. Io ho preso questi qua, così andiamo a mettere bene nel dettaglio la ruota e vediamo come si applicano. Allora, procuriamoci del nastro di carta adesivo, un paio di forbici, ho già tagliato tre pezzettini di carta e poi, come vedete, ce ne sono 6 per lato, quindi sono 12, quindi sono 3, 6, 9, 12. Io le ho già tagliati, come vedete, a spicchi. Adesso la cosa migliore è solo presentarli così per capire la posizione più ideale da poterli mettere. Ok, quindi uno. In questo caso io ho un cerchione da 17, quindi guardiamo che all'incirca la distanza sia più o meno uguale. Quindi questo qua ce n'è un po' di più, la spostiamo un po' più in là, poi basterà prendere il metro e misuriamo. Ok, all'incirca viene così. Perciò adesso cominciamo con la prima striscia, togliamo la parte sotto, forte. Proviamo con il phon. Controlliamo bene che sia schiacciato e c'è scritto di lasciarlo asciugare 24 ore. Deve esserci almeno, ci devono essere almeno 8 gradi, ok? Quindi non facciamolo d'inverno a meno che sia in un posto, in un box caldo. Il risultato è questo. Adesso monto gli altri e poi vediamo come rimane. Una volta scaldato, pian pianino tiriamo via la pellicola con
molta molta delicatezza, perché come vi dicevo prima ci vanno 24 ore, soprattutto i pezzi più piccoli. Ok, pellicola tolta, passiamo ancora un panno, la carta, lo facciamo aderire ancora un po' meglio. Ok ragazzi, questo è il risultato finale. A me non dispiace. Adesso faccio dalle altre tre parti che mancano. Vi do un consiglio: quando tagliate con le forbici, tagliate proprio a filo della riga, in modo che potete metterla direttamente giusta già, perché così sennò mi viene veramente un casino. Quindi rifiliamo la parte alta, quella bassa non ci interessa, ma quella alta proprio a filo, in modo da facilitare il posizionamento dell'adesivo. Ok, adesso asciugherà, ma mi sembra bene. Devo dire che ho fatto fatica al primo a mettere il primo, perché forse non ho ben capito. Gli altri due l'ho messi molto meglio, soprattutto il terzo l'ho messo ancora meglio. Ho capito che bisogna mettere il silicone con calma, scaldare bene, schiacciare bene e far venire la plastica di protezione finale. Dopodiché mi sembra che si sia attaccato veramente bene. Se c'è scritto 24 ore, probabilmente la colla che ha c'è scritto che deve indurire e seccare, quindi sicuramente farà una specie di impasto dove terrà ancora di più. Ovvio, evitiamo magari di andare con l'idropulitrice il più vicino possibile. Sarebbe sempre meglio magari dargli una passata da lontano e poi con uno straccio pulirli. Ok? Al prossimo video da Credendario. Ciao ciao!